qui con voi per Senti chi parla. Ma adesso abbiamo anticipato infatti un'intervista. Adesso sentiamo un po' chi parla. Marco, ci sei? Sì, ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Marco, ciao, ciao. Buongiorno, come va? Tutto bene? Bene, grazie, spero che è lo stesso per voi. Sì, sì, sempre sì, benissimo. Noi siamo carichissimi. Allora, Marco è un amico della nostra radio, conduce anche un programma qui, Hands Up, il sabato sera, è di musica, perché lui è un DJ internazionale anche di... Sì, ok, dai Marco, presentati un po' ai nostri amici di Radio Pestum. Allora, innanzitutto volevo salutare tutti e sì, come avete già anticipato, appunto... ho un piccolo spazio all'interno della radio il sabato dove, come si dice, in gergo faccio casino con la musica da discoteca. Sì, sì. Quindi cerco di, diciamo, di anticipare insomma la musica che poi andranno a ballare i ragazzi nelle varie discoteche d'Italia. Quindi, il preserata, il preserata. Esatto, c'è cioè chi lo fa. Gli dai la carica giusta. Bar, esatto. Chi lo fa in un bar, chi lo fa a casa e chi lo fa in macchina. In macchina, girando e segue il tuo programma. Esatto, ragazzi. Quindi, quando siete in macchina il sabato sera, mettete Radio Pestum e c'è Marco che suona e vi dà la carica prima di entrare in discoteca. Sarete predisposti già per andare a ballare. Eh sì, esattamente. Insomma, quello è un po' l'obiettivo. Come insomma, chi segue la mia musica, insomma, sa che faccio musica house, di pausa electro house. Insomma, questo è il genere ormai che è di tendenza, che produco e che propongo nei miei vari DJ set, insomma. Certo. E quindi insomma chi segue un po' il mio, insomma, il mio artista in gergo sa un po' abbastanza. Poi ci seguo anche la radio, ho ascoltato un po' le mie produzioni, un po' tutto. E dimmi un po', Marco, adesso dove sei? Dove suoni? Sei in giro? Sì, allora, in questo momento sono, in questo preciso istante sono a Roma. Sì. Sono venuto per alcune cose di lavoro. Diciamo che finita l'estate inizia per i DJ un po' un piccolo di riposo. Letargo, no? Sì, certo, perché poi finisce l'estate e c'è un mese e mezzo di tempo dove poi riapriranno i locali invernali. In quel frangente a volte fa caldo, a volte fa freddo, quindi non si capisce se bisogna ballare all'esterno o all'interno, e quindi nel dubbio siamo proprio fermi esatto. E aspettiamo il freddo per andare nei locali al chiuso. Sì, è arrivato in questo beh questo periodo, quindi ti serve anche per produrre qualcosina di tuo, giusto? Diciamo sì, in questo periodo dove ci sono anche molti cambiamenti musicali. Finisce l'estate, inizia appunto l'inverno, inizia la stagione invernale, quindi automaticamente anche i vari generi si diciamo ridefiniscono un po', perché come si sa l'estate ha un sound e l'inverno ne ha un altro, verso le temperature un po' più fredde si cambia un po', quindi insomma poi c'è ovviamente questa ondata di pop reggaeton che ha colpito sia l'estate che l'inverno. Ormai. Però comunque come siamo invasi dal reggaeton sia in estate, esatto, però che come tutte le cose si cerca un po' di capire quale poi sarà il sound successivo, e quello che anche per noi produttori l'intuizione per capire cosa si andrà a produrre, a lavorare, a sperimentare, insomma. Quindi e allora il sound di questo inverno quale sarà? Ecco, diciamo che non ho ovviamente la sfera, perché sarebbe come si dice una fortuna, perché poi sai produrre il disco giusto vabbè, è come fare anche si tratta di fortuna lì. Una lotta. Beh, diciamo dai, in tu questo verso momento quale sound ecco, sei indirizzato? Esatto, il tuo ultimo pezzo allora, su che sound è? Ma allora il mio ultimo disco è Deep House, diciamo che poi è un mix, perché ormai il genere house ha diverse sfaccettature, non è più house classico, house, cioè mentre prima la house aveva un po' più un'identità, ora si dice house, così come commerciale, così come hip hop, e in quella, diciamo, in quel nome si, come si identificano una serie di generi. Io da un po' di tempo insomma produco musica house, che poi ha delle, diciamo, contaminazioni un po' future house, un po' deep, un po' elettro, insomma si cerca poi sempre di sperimentare, quindi diciamo la parola chiave è house, però in sintesi non è poi proprio house, ha diverse contaminazioni. Beh, non ci resta allora che ascoltare, no? Il tuo nuovo disco. Esatto, come si intitola? Allora, il mio ultimo lavoro si intitola Whistle, perché appunto riprende da un fischietto che c'è all'interno, simpatico, e che ho cercato in quel
in quel giro melodico di ricreare quella, quel piccolo tormentone che quel disco può avere, insomma. L'ho, come si dice, realizzato insieme a Ivan Beck, che è un altro produttore italiano, insomma, con il quale abbiamo realizzato questa traccia. È uscito su Pinkstar, che è la label di Edix, che è un DJ appunto internazionale. È uscito da una settimana circa, quindi sta iniziando. È entrato proprio ieri nella chart di Beatport tra i 100 dischi più scaricati. Grande, bellissimo. Wow, siamo mondo, veramente quindi molto contenti, eh? Allora Marco, dove i nostri radioascoltatori dove ti possono trovare sui social? Sei, hai un po' delle pagine, sì, dei canali, beh, YouTube? Diciamo che un po' come tutti ho le varie pagine Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, un po' tutti i vari social. E sulla pagina ufficiale di Facebook appunto potranno seguire anche le news, le serate, perché adesso si riparte con la stagione invernale, quindi ci saranno diversi appuntamenti in Italia e probabilmente anche all'estero, e da lì potranno seguire un po' tutto, quindi vi invito a seguirmi, mi fa molto molto piacere. Ti seguiremo ricevere anche noi, Marco. Certo, eh? Sicuramente. Mi fa molto piacere, io sono aperto a tutte le varie, insomma, i vari complimenti, le varie critiche, suggerimenti, perché un artista serve un po' soprattutto La critica per potersi migliorare, per poter crescere, meglio. Ecco, certo, questa è una grande cosa, hai detto. Bravo Marco. E Whistle quindi si trova anche sugli store digitali? Sì, si trova dappertutto, da Spotify a Beatport, iTunes. Uscirà il 30 di questo mese e, ripeto, sta iniziando ad entrare un po' nel circuito, perché insomma un disco esce, poi ci vuole un po' il suo tempo, quindi sta iniziando. Infatti ieri è entrato in classifica e premetto che insomma sta facendo tutto il circuito, tutto il percorso da solo. Io sono un po' contrario a fare, diciamo, dei grossi movimenti per poterlo, come si dice, mettere in mostra. Cioè il disco è interessante e tutto, deve fare il suo corso, il proprio percorso, poi sicuramente va sponsorizzato, ma nei giusti limiti, la gente, diciamo, non è sorda. Se una cosa piace, insomma, questa è un po' la sintesi. Bellissimo. Sei anche per la meritocrazia tu, quindi, eh? Sì, beh, certo, è importante soprattutto questo, perché poi chi va ad acquistare un disco deve comprare qualcosa che sia interessante per poi riproporlo al pubblico che va a ballare, quindi per me la qualità penso che è al primo posto, quindi, insomma. Benissimo, ok. Grazie mille Marco, ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo e consigliamo a tutti i nostri amici di scaricare e di seguire Marco su tutte le sue pagine. Grazie mille. Grazie a voi del supporto e buon ascolto a tutti e a presto. Questo è Whistle. Where you wanna go to?